Prima, parlando con un collega, il dottor Zavattaro, mi faceva un'osservazione molto interessante che nessuno questa mattina ha colto a proposito della prevenzione primaria. Quindi pregherei gentilmente di dirmi adesso quelle tre cose che gli volevi dire prima. Perdonami. La cattura. Buongiorno. Perché è molto interessante. Io sono un medico generale, sono un medico antropologo. Mi sono trovato un po' a disagio a condividere questo concetto di prevenzione primaria con la somministrazione di sostanze, perché in realtà quello che ho osservato in questi anni è che la vera credo prevenzione primaria da quando è dalla nascita, e in particolare se consideriamo che nei primi 7 anni in maniera del tutto fisiologica un bambino fa 2 o 3, anche 4 episodi infettivi febbrili ogni anno, possiamo fare i conti di, se nulla fosse toccato, di circa 60 giorni di febbre fatti nel primo settennio di vita. Quello che noi sappiamo, noi lo sappiamo, lo sanno anche i nostri colleghi, ma su questo c'è secondo me una certa ignavia, è che l'evento febbrile, che è fisiologico, non solo è funzionale, come dicevi tu, a distruggere batteri e virus, ma è anche funzionale a istruire il sistema immunitario a lavorare in equilibrio, cioè sviluppare la giusta capacità di risposta, da un lato, poi ne parlerà anche Nicola Fiore, dei linfociti di H1 e H2, cioè ad acquisire una competenza. In realtà la prevenzione primaria si fa riconoscendo quelli sono i processi fisiologici di acquisizione di una competenza immunologica, cioè la capacità di distinguere il sé dal non sé. Qui non c'è il tempo, secondo me, dirlo, ma questo è un concetto anche di tipo spirituale, non è solo facciamo così, parlare solo delle molecole significa non riconoscere che le molecole sono l'espressione della possibilità di manifestarsi in un'entità spirituale. La febbre, la difesa della febbre, la difesa della possibilità di fare la febbre, quindi significa un'azione di tipo che ha un effetto sulla volontà, cioè avere la volontà di capire, di allontanare questo aspetto della paura scientificamente ingiustificato. Non c'è nessuna giustificazione scientifica per utilizzare farmaci antipirettici oggi nella vita dei bambini. Dal mio punto di vista è una procedura che ha un effetto ancora più incisivo delle vaccinazioni. Mentre sulle vaccinazioni si scatena un putiferio tremendo appena si accende il discorso, la febbre passa sotto silenzio, ma io per i miei pazienti lo chiamo il massacro degli innocenti. Perché la possibilità di gestire un evento febbrile come se fosse un farmaco vantaggioso viene negata semplicemente dal fatto che i medici non spendono del tempo per rieducare in un certo senso o per togliere l'ansia che una sbagliata immagine della febbre oggi domina il...